Buongiorno a tutti da Francesco Nano, bentrovati in questa nuova intervista di scuolasuono.it. Abbiamo in linea con noi il mitico Massimo Gerini. Ciao Massimo. Ciao, grazie per il mitico. Mitico nel senso che nella storia dell'Accademia del Mixaggio sei il primo allievo che per due volte di fila vince il contest, rubando i premi da sotto il naso degli altri concorrenti, quindi tu ti sei beccato due SM57 di fila. Sì, avevo due chitarre da microfonare. Senti, ma mi pare un buon investimento l'Accademia del Mixaggio fino a questo Sì, momento, cosa dici? infatti se continua così va benissimo. Ti fai lo studio. Sì. Allora, Massimo, tu mi dicevi che sei un chitarrista cantante, vuoi raccontarci un po' qual è la tua vita musicale, che cosa fai, e dove vuoi arrivare musicalmente parlando? Sì, va bene. Vabbè, ho diversi gruppi, ho un paio di gruppi dove suono chitarra e voce e poi ma principalmente le serate le faccio da solo, chitarra acustica e voce, perché diciamo con gli altri gruppi facciamo musica d'autore, quindi la difficoltà di trovare serate nei locali c'è, soprattutto dalle mie parti, poi non so se fuori è diverso, ma penso che comunque È un un po' problema da tutte le... comune questo. Sì, anche perché poi i locali, quando sanno che fai musica d'autore, tanti soldi non sono disposti ad Ma investirli. neanche Quindi. se fai cover spesso sono mal Sì, disposti ad però investire, insomma. soprattutto, sì, quindi pensa con la musica d'autore, poi facendo un genere un po' più hard rock, quindi c'è un po' di difficoltà. E allora, vabbè, io comunque... In qualche modo devo tirare avanti, quindi mi sono buttato sull'acustico, chitarra e voce. Comunque faccio il genere che piace a me, parto dal rock anni 70, riarrangio i pezzi e con questo trovo più serate e i locali sono più contenti. Poi in teoria mi dicono che tu studi all'università, ti stai per laureare, nella pratica invece passi le tue nottate a fare i mix per l'Accademia del Mixaggio, per i contest, Sì, infatti penso mi giusto? sarei laureato molto prima, ma questo è un po' la mia impostazione, ho dato sempre più peso alla musica che allo studio, quindi era anche ora che mi laureavo, diciamo. Senti, allora, parlaci un po' dell'Accademia del Mixaggio, come ti sei trovato, come sta andando questa esperienza? Perché comunque siamo ancora in fase di esperimento, insomma, tu come vedi questi video di Gaetano, come ti trovi con l'insegnante, come hai approcciato a questi contest? Insomma, parlaci un po' di Sì. te, Ma della tua esperienza all'interno dell'Accademia del Mixaggio. la vedo molto bene perché, nel senso che forse se l'avessi incontrata prima avrei speso meno tempo in esperimenti, che poi tanto ognuno si ritrova sempre avanti al computer a cercare di trovare il suono, come magari un pezzo che hai già sentito famoso. E poi quando vai a fare il confronto ti ritrovi con Ti dai fuoco. la disperazione più totale. E invece con questi corsi comunque si vede bene l'approccio, anche soltanto una cavolata, a vedere come impostare un progetto dall'inizio, cioè raggruppare magari la batteria in un certo modo, nei bass e tutto quanto. E poi anche l'uso di equalizzatori, compressori e tutto quanto, cioè già ti dà una marcia in più, cioè spendi molto meno tempo Spendi e molto meno. sì, soprattutto capisci magari le frequenze, Dove andare cioè a lavorare, dipende, insomma, nel mix? sì, tanto dipende dal materiale audio che uno ha, comunque tanto voglio dire, sulle chitarre elettriche ad esempio sono le medio basse o le bassissime, quelle, cioè ci sono dei canoni comunque che ognuno deve avere, cioè da un punto si deve partire, poi dopo uno in base al materiale audio che ha lo mette in pratica. No, Però piuttosto che andare a casaccio, almeno ti fai un'idea sì. chiara, insomma, no? Certo, anche perché poi ho visto che fate diversi generi, quindi uno vede bene come lavorare magari su una chitarra ultra distorta oppure su una chitarra acustica, eccetera.
Infatti, adesso questa è una piccola anticipazione che ti do, però in teoria, se ce la facciamo, forse il prossimo, non sa neanche Gaetano, vediamo se Gaetano è d'accordo tra l'altro, però se ce la facciamo mi piacerebbe approcciare anche a un multitraccia di musica classica, per spaziare, insomma, per dare Sì, beh, un'impronta in un'altra tanto, direzione. sì, tanto se uno vuole fare questo, penso che deve avere la mente aperta, quindi cioè, non è che può decidere, vale, faccio un mix solo rock. Invece è bene aprire la mente, secondo me. Senti, ma tu da grande farai il fonico, no? Gaetano, guarda, in un'intervista, intendevo dire in una telefonata, mi ha accennato al fatto, mi ha detto, ma questo ragazzo mixa meglio di me. Addirittura. Gaetano ha una grande stima per il lavoro che hai fatto. Effettivamente, cioè, insomma, hai delle buonissime possibilità per andare avanti. Ti piacerebbe Grazie, grazie. come Sì. idea, come strada, insomma? Sì, mi piacerebbe ovviamente tantissimo. Adesso sto un po' vedendo, cioè, vorrei fare tra l'attività di fonico, l'attività del musicista. L'attività, adesso sto prendendo anche l'abilitazione all'insegnamento del canto, quindi diciamo che io butto là tutto poi. Ho capito, quindi addirittura anche l'abilitazione per insegnare canto. Diciamo, spazi un po' a 360 gradi, però sempre nella musica rimaniamo, insomma. Sì, certo. Tant'è che anche la tua laurea non è che ti abbia proprio portato molto distante, mi pare, Sì, beh, la laurea in tecnologie informatiche, ma vediamo un po', non penso. Penso che farò l'informatico, quindi. Però diciamo, però. ci sta bene in mezzo. Senti Massimo, allora noi ci salutiamo qua. Se vuoi partecipare ad un altro contest dell'Accademia del Mixaggio, per favore non presentarti. Va bene, va bene. No, diciamo che ci fa piacere sia a me che a Gaetano, non solo il fatto che vabbè, tu abbia vinto la gara, però ci fa anche piacere un po' la gara in sé, no? Il fatto che Certo. i vari partecipanti tra virgolette sfidino, ma alla fine non è proprio una sfida, è più un confronto, anche se c'è un premio, ma ognuno lavora un po' col suo metodo. E ci fa anche piacere far parte di quello che sarà il tuo bagaglio formativo, o meglio, il bagaglio formativo di un professionista emergente, insomma, questa è la verità. Senti, Ringrazio. Sì. niente, qua ci salutiamo. Bene. In bocca al lupo, buona musica, grazie della breve intervista. Ah, ancora una cosa, mi stavo dimenticando, scusa, poi ti lascio andare. Sì. Tra l'altro questa, così, tanto per rendere edotti i nostri ascoltatori su quello che è successo, questa è un'intervista maledetta, l'abbiamo definita, perché è saltata almeno 3 o 4 volte, perché io me ne sono completamente dimenticato, almeno per 2 o 3 volte, non lo so cosa mi sia successo, non volevo intervistarti, Adesso bisogna vedere quello che succederà dopo questa intervista. Ah beh, ovviamente non lavorerai più da nessuna parte e l'Accademia del Mixaggio chiuderà. Ecco, poi problemi con la scheda audio, infatti l'audio sarà quello che sarà di questa intervista. Vabbè, solite cose. No, la cosa che volevo chiederti, qualche dettaglio ancora su come hai affrontato queste sfide, su come ti sei posto nel mixaggio. Vuoi raccontarci un po' come hai lavorato, qualche parola, insomma, spendere qualche parola sul tuo modo di lavorare, Ok. su come sono andate le cose, insomma. Sì, ma all'inizio, vabbè, ovviamente importo tutte le tracce e faccio comunque già un routing, cioè raggruppo la batteria, faccio un gruppo per il basso se magari è stato registrato sia da un microfono che dalla scheda audio. Comunque, se sono degli strumenti simili, cerco di raggrupparli in modo da avere un controllo più, cioè dell'insieme. E poi niente, sì, di solito faccio editing, quindi a seconda del pezzo cerco, cioè se è un pezzo metal, oppure che ne so, un pezzo Dream Theater, allora proprio prendo i BPM precisi e metto tutto in griglia alla perfezione. Se è un pezzo invece che è una ballad, sto attento magari alle acciaccature che ci sono e quindi faccio combaciare basso, i colpi di rullante, eccetera.
cioè, secondo me anche in questo bisogna essere un po' elastici nella cosa, perché Diciamo, non fai se... editing estremo, insomma. no, a seconda del genere, certo, se un gruppo metal lì, è... cioè, quello è proprio dopo il genere che lo richiede. Invece su un genere più aperto, più lento, diciamo, si può avere un certo margine. Certo. E E dopo l'editing? dopo l'editing di solito inizio a lavorare sulla cassa e quindi comprimo se c'è bisogno, equalizzo se c'è bisogno, di solito c'è bisogno, e quindi cassa, rullante, poi parto con il resto, cioè faccio tutta la batteria, poi comunque ci dovrò ritornare sicuramente quando inizierò col basso, le chitarre e tutto quanto. Ma il tuo modo di lavorare, il tuo modo di approcciarti al mix è cambiato da quando sei nell'accademia, oppure sei già arrivato bravo e adesso stai iscritto solo per i premi? Scusa. No, 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 è cambiato perché prima ero, cioè, a parte che prima non avevo la certezza di quello che facevo, poi vedendolo alcune cose le ho confermate, alcune le ho Le hai completamente eliminate. ridimensionate, sì. Ok. Ad esempio il fatto di mandare tutti i microfoni, il mic close della batteria sul basso, gli overhead su un altro e poi riraggruppare tutto, questa cosa io non la facevo. E invece ci ho trovato giovamento sia per le compressioni, per un po' tutto. Che sistema d'ascolto hai? Io ho delle MS50 della Yamaha. Ah, l'MS50, ho capito. Sì. E hai un piccolo studio, hai un po' di acustica calibrata oppure è No, una purtroppo stanza normale? la... Sì, cioè ho giusto proprio lo necessario per adesso, perché i prezzi Quindi sono... praticamente sei in camera da letto? Sì, no, beh, ho fatto una stanza di sotto in garage, ho separato dal garage e l'ho adibita a quello, ma ci faccio un po' di tutto, ci faccio le mie prove per le serate, ci faccio le lezioni di canto, ci No, ma faccio... quello che volevo capire è una stanza calibrata per l'ascolto oppure è una stanza non progettata acusticamente? No, 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 non è progettata acusticamente, poi ho messo dei pannelli giusto per... Però diciamo fatto un po' a naso, non è una cosa... Ho Infatti capito. dovrei... è il prossimo passo che vorrei fare. Ho capito, sì, rimettere a posto la parte acustica, insomma, Sì, dell'ascolto. non sarebbe male. Va bene, Massimo. Dai, questa intervista è stata veramente travagliata, ma ce l'abbiamo fatta. Mi ha fatto molto piacere, Anche a me. sentirti, conoscerti, di persona, insomma, almeno a voce, e mi auguro che ci sia anche l'occasione di sentirti, di conoscerti di persona, insomma. Certo, com'è. Ciao Massimo, un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it da Francesco Nano e da Massimo Gerini. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti.